Alzarsi, stavate! L'intera baracca si squassa dalle fondamenta, le luci si accendono, tutto intorno a me si agitano in una repentina attività frenetica, scuotono le coperte suscitando nembi di polvere fetida, si vestono con fretta febbrile, corrono fuori nel gelo dell'aria esterna, vestiti a mezzo, si precipitano verso le latrine e il lavatoio, molti bestialmente orinano correndo per risparmiare tempo, perché entro 5 minuti inizia la distribuzione del pane. Del sacro blocchetto grigio che sembra gigantesco in mano del tuo vicino e piccolo da piangere in mano tua. È un'allucinazione quotidiana a cui si finisce col fare l'abitudine, ma nei primi tempi è così irresistibile che molti fra noi, dopo un lungo discutere a coppie sulla propria palese e costante sfortuna e sfacciata fortuna altrui, si scambiano infine le razioni. Al che l'illusione si ripristina invertita, lasciando tutti quanti scontenti e frustrati. I bisogni andavano fatti la mattina. Di giorno non era possibile. Chi veniva colto era la prigione. Gli scoli del lavatoio finivano nella latrina per far defluire le feci. C'erano ingorghi continui perché la pressione era insufficiente. Allora arrivavano i commandos merda per pompare via la roba. Il tanfo delle latrine si mescolava al puzzo del fumo. Le gabelle consegnateci servivano per tre usi: per lavare, per la zuppa e per i bisogni di notte. Nel Frauenlager l'unica sorgente d'acqua era vicino alle latrine. Le donne stavano accanto al filo sottile che fluiva nei tini con gli escrementi. Bevevano e cercavano di raccogliere un po' d'acqua nella gamella. Quelle che rinunciavano a lavarsi erano finite. Viene mandato alle camere a gas. Avevamo qualche compressa di aspirina che veniva appesa a un filo. I malati sotto i 38 gradi potevano leccarla una volta. I malati sopra i 38 gradi potevano leccarla due volte. Paesella de sonno.